Ciao Carusi! Non mi vedete, vero? C'è tutta l'incredulità di un uomo come tanti che ha dovuto lottare per giorni contro le sue certezze, quelle di chi si crede invincibile e a tratti quasi immortale. Nelle parole di La vita all'improvviso, una lettera scritta dal musicista e vocal coach siciliano Paolo Lirosi, che ha ricevuto il patrocinio della regione siciliana. Una lettera figlia dei giorni nostri, giorni tristi, giorni tutti uguali, che scorrono lentamente in attesa che l'emergenza sanitaria passi. Sono le riflessioni di un uomo siciliano con le stesse identiche paure di qualunque altro uomo del mondo. La stessa spavalderia, la stessa diffidenza, prima di realizzare davvero che quel maledetto virus esiste, è reale, tanto invisibile quanto temibile. Passano i giorni e le certezze iniziano a crollare, le risposte alle mille domande iniziano a cambiare. Arriva la notte, forse è solo un brutto sogno, invece no, è tutto vero. Non c'è nessuno per strada, gli affetti, quelli veri, sono dentro le mura di casa. Sulle musiche di Ennio Morricone, che hanno regalato il successo al nuovo cinema Paradiso, scorrono le immagini di una Sicilia tristemente desolata, dove la paura, l'incertezza, la costante domanda del quando sarà, del come sarà, prendono il sopravvento per poi dissolversi nel pensiero positivo che se ognuno farà la sua parte, tutto questo passerà e forse un giorno, poi così lontano, potremo tornare ad abbracciarci come una volta, come quando quello che tutti adesso desideriamo era quasi scontato e forse per qualcuno anche banale. Magari tu con questo virus. Per fortuna si misero tutti a ridere. E allora capì che era tutto a posto.